Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Il tema è scottante. Le donne ci organizzano la casa, ma un po' di spazio ce lo rubano. Caso esemplare, un esempio proprio per tutto, il bagno. Ora, se come me avete anche due bagni, il problema non si pone, il bagno dell'uomo è comunque quello di servizio. È una regola non scritta. Quello di servizio che anche se hai un attico lussuosissimo è fatto sempre così, è un loculo stretto, nel mio addirittura ci sono ancora i segni dei cristiani, quindi è una cosa proprio, davvero, arredato sempre nella stessa maniera. Lavandino, mobiletto, lavatrice, che rimarrà in cellofanata, davanti al water, tu stai così chiaramente sul water, di fianco la cassetta del gatto, di qua dal water la gabbia col criceto, morto nel 91, ma è un regalo di mia suocera, lo vuol vedere quando viene a casa mia, che io voglio dirglielo, signora, un criceto al massimo vivrà 3 anni, se proprio sta in forma. È dal 91. E dice, fammi vedere Gigi, io sono stanco di tirar fuori la gabbia, legare la bava da pesca, una zampetta di questa cosa, e farlo saltare. E dice, non fa la ruota, dico, buona grazia che salta, signora. C'ha un po' d'artrite. Di fianco c'è la doccia, dentro la doccia trova spazio l'attaccapanni di lei con tutte le calze, le mutande stese. Abbiamo 2 bagni, io continuo a fare la fila perché usiamo entrambi quello e lei ti dice, perché sporcare 2 bagni? Io il bagno di mia moglie non l'ho mai visto, chiuso a chiave da quando abitiamo lì. All'interno del bagno tu pensi di mettere i tuoi oggetti. No. Apri il mobiletto, sopra roba per i capelli di lei con la piastra, che la mette via calda e quindi ha piegato ormai il ripiano, l'ha imbarcato in maniera mostruosa. Ore e ore, ma lo dico per dire, magari non sono tutte così, ore e ore a piastrarsi, a farsi questi capelli dritti come spaghetti, poi andiamo a prendere l'aperitivo d'inverno, vai fuori a fumare, c'è il fungo, pum, bombati na por suo capo, e si arrabbia lei. Potevi dirmelo, che cazzo so io? Sotto tutte le creme di lei, i trucchi di lei. Che l'uomo la mattina magari se ne dà uno, ma così a caso, capito? Non sta a guardare, a leggere vasetto per vasetto. Io una mattina mi sono dato l'esfoliante. Sono arrivato al bar che mi cadevano gli stracci di pelle in terra proprio, che sembrava un nightmare dopo che l'hanno bruciato. Dai, è cattiveria. Poi, io poi anche l'optional topico, nel mio bagno per terra, i peli. Perché mia moglie, come molte donne, si depila. Ed è meglio, perché la mora romagnola, è meglio che si depili, perché se lo lasci allo stato brado, il pelo della mora romagnola, può arrivare a 70 centimetri. E guarda che, adesso non è per dire, però è sconveniente. Puoi andare incontro dei brutti momenti, d'estate non puoi andare in bicicletta senza calze, perché sennò le frange vanno in mezzo alle razze, e tu picchi in terra, ti mangi la faccia nell'asfalto, quindi d'inverno per le docca, tac, ti pianti in mezzo alle macchine, non riesci. Quindi si depila, giustamente, ma non usa né il rasoio, che io gli ho detto, dico, guarda, ho ancora uno spadone comprato a San Marino, gli do una filata, ce la faccio. Né usa la ceretta, che anche lì mi ero attrezzato, ho preso un tinazzo di rame bello grande, ci stava dentro, bombato di cera, dico tacco la 380, per il principio dei tortellini, quando il tortellino è cotto viene su dal brodo, ti immergo, quando sei cotto te vieni su, io capisco che è ora di prenderti fuori, sei bella depilata. Non si è fidata, ha detto magari è cruente, vabbè, non voglio mica dire. Lei si depila con uno strumento di tortura, io credo creato da un maniaco e commercializzato da un suo amico, che io non so come facciate. Il silk pin. Non c'è da ridere.
Come fate? Il Shinkiti. Il nome è carino. Sì, questo vetto di plastica. Mia moglie ne ha consumati tre, cioè amore romagnola. Un vetto di plastica con la lucina viola. È anche rassicurante, belino. Te la vedi intanto che era seduto. Fischia intanto che si depila. Che dice, visto come sono liscia, si alza, si andrà via il morbillo con tutti i puntini rossi. Ma se lo giri, vedi la cattiveria. Sotto il silk appeal è fatto così, ha dei dischi, come un frangizolle. E funziona in questo modo. Il disco prende il pelo e lo strappa. È cattivo. È la cattiveria quella lì. Però l'uomo, in quanto entità cellulare semplice, è anche come un bambino e quindi curioso, anche quando non dovrebbe essere curioso. Però una sera mia moglie era uscita, io vado in bagno, Silky era lì, confidenza, guardandolo ho fatto il tipico ragionamento dell'uomo medio, se lei che è una donnicciuola fischia, io che sono una bestia. Io che sono una bestia. Io ho pianto! Ho pianto! Mi sono passati davanti i momenti più brutti della mia vita! Io un dolore così non l'avevo mai provato! Ma come fa? Mi sono venuti su dal dolore i pasticcini della prima comunione! Una roba! Qui! Avevo 7 peli! Mai più ricresciuti. E mia moglie mi ha anche confidato che delle sue amiche col silk appeal poi dicono che ce la tirano. Ah, ma per forza, dai. Giuseppe Giacomazzi.